Buongiorno. Ogni tanto continua a capitarmi qualcuno che mi dice: ma che te lo fa fare di rischiare la vita pedalando in posti pericolosi, ad accamparti dove capita, facendo passare quello che faccio per un'attività inutile, senza senso, addirittura egoistica nei confronti delle persone che mi stanno vicino. Tutto questo non mi dà assolutamente fastidio, anzi mi fa riflettere. Mi chiedo se oggi non è più rischioso vivere in questa società cosiddetta moderna e capitalistica, dove il denaro e l'apparire sembrano ormai essere l'unica cosa che conta. Non è egoismo. Ognuno di noi più o meno può scegliere come vivere. La morte è un fatto naturale che prima o poi arriva per tutti. Il dolore, la fatica e il rischio sono soltanto emozioni che mi ricordano di essere ancora vivo. Piccola polemica sul camping che ho utilizzato questa notte, non farò il nome, ma comunque una pessima esperienza. Ho pagato 15 euro, non c'era carta igienica al bagno, non c'era un bidone dell'immondizia e quando sono andato a fare la doccia, questa è una comica, faccio passare l'auto un attimo. Ho dovuto pagare 50 centesimi. Ma la scatoletta per mettere i 50 centesimi era fuori dalla stanza del bagno, quindi quando ho inserito i 50 centesimi ha cominciato a uscire l'acqua. Sono dovuto entrare nella stanza della doccia, mi sono dovuto spogliare mentre usciva l'acqua. Praticamente quando ho finito di spogliarmi mi sono messo sotto la doccia, immaginate, non ho avuto neanche il tempo di togliere via il sapone. Oggi è il mio quarto giorno in Sicilia, non ho ancora assaggiato un arancino e un cannolo siciliano. Questi sono momenti da gustare con calma, sto aspettando il momento propizio. In ogni caso, al di là della polemica del camping e comunque anche la cosa grave che mi è successa a Siracusa per il fatto del teatro greco, a Sicilia mi sta piacendo tantissimo. Paese pieno di contrasti, di una bellezza incredibile, incredibile. Splendida ciclabile. Così dovete far diventare la Sicilia, tutta così. Maserati, Ferrari. Mi trovo a Marina di Ragusa ed è molto molto bella.
ciclabile continua, ottimo. E si riprende, bravi siciliani! Mi trovo a Casuzze. Oggi non ho una meta esatta, penso di percorrere una 60 chilometri, domani altrettanti, perché sono sicuro che mi fermerò a Nicata. Oggi è il 4º giorno, come dicevo, e ho beccato un meteo favoloso. Non ha mai fatto troppo caldo, addirittura la sera anche un po' fresco. L'unica cosa è un po' di vento, ma ragazzi, ci sta, ci sta. Pedalare in questi paesini mi sta piacendo molto perché sono poco trafficati, ci sono delle ciclabili, ma sono proprio anche carini. Mi trovo davanti al busto di Andrea Camilleri e questa è la casa della famosa serie del commissario Montalbano. Percorso una lunga discesa per abbandonare il traffico della provinciale. Sapevo che qui c'era un percorso in mezzo a una riserva, eccetto autorizzati, chiuso. Solo l'idea di risalire. Accidenti. Ho chiesto a questi signori dietro le mie spalle se comunque è possibile passare. Mi hanno detto vai tranquillo, con la bicicletta puoi andare. Quindi si va. Ok, speriamo bene, oltretutto questo è un percorso più per mountain bike. E niente, continuano ad esserci cancelli. Penso che devo rinunciare. Un sopralluogo comunque lo faccio. No. Io il percorso non lo vedo. Si risale. Comunque ne è valsa la pena, guardate che spettacolo. A volte si sbaglia, però io guardo sempre il lato positivo delle cose. Ho scoperto un luogo splendido.
Vai. Qui ci sono dei tavolini del fresco, starò per un po'. Un piatto di pasta alla norma e parmigiano. Tenda montata, doccia fatta, il camping veramente ottimo, soltanto 8 euro ed è molto attrezzato, anche un barretto e il personale molto gentile. Oggi, distratto dai mille pensieri, ho dimenticato di fare la spesa per la cena ed ho chiesto al proprietario del camping, avendo un piccolo bar, se c'era qualcosa da stuzzicare. Mi ha guardato un attimo negli occhi ed ha capito subito di trovarsi davanti ad un lupo affamato. E senza perdere tempo, si è fatto in quattro per soddisfare il mio appetito e mi ha preparato, con quello che aveva, un bel piatto di pasta col tonno. Persona squisita. Domani 60 km arriverò a Licata, dove incontrerò una persona che si chiama Angelo. Ciao Angelo, a domani e saluto anche voi.